Salve a tutti! Salve. Dopo un lungo lavoro finalmente possiamo dire di aver terminato le riprese del videoclip di Albero Solitario, omaggio alla grande pittrice lucana Maria Padula, brano scritto per noi dal maestro Angelo Gilardino. Dopo che la sceneggiatura è stata approntata da Pietro D'Aranno e da Roberta Sant'Arcangelo, abbiamo iniziato la fase organizzativa e in 3 giorni siamo riusciti a girare tutte le scene del cortometraggio. Il primo giorno di riprese, avvenuto il 16 novembre 2018 a Montemurro, è stato il più difficile e faticoso. La preparazione a questo giorno è durata quasi una settimana, anticipato da un sopralluogo dell'11 novembre. Il sopralluogo stava per diventare inutile, ma grazie all'aiuto di Lorenzo Chiavone siamo riusciti a trovare il luogo che ha ispirato la pittrice per la realizzazione del quadro. Gli altri che ci hanno aiutato nei sopralluoghi sono stati Ingrid Stefani, Senatro Di Leo, Nadia Lobosco, Maria Grazia Iritano, Maria Donata Lobosco, Erminia Di Sanzo, Donatella Uva, Vitta Lauria, Tonino Calvino, Giusy Candia, Biagio Russo e Mario Di Sanzo. Inoltre il liceo artistico e musicale coreutico Walter Gropius di Potenza, in particolare la professoressa Narita Caporusso, ha fatto realizzare agli studenti del liceo artistico Antonio Zaza, Ilenia Labella e Francesca Giubileo 2 copie del quadro Albero Solitario di Maria Padula, utilizzate per le riprese. Mercoledì 14 novembre, con un piacevole viaggio a Napoli, Rosa Maria Leone e Bruno Leone ci hanno prestato il dipinto Albero Solitario di Maria Padula e ci hanno dato la possibilità di ammirare altre opere della pittrice e del marito Giuseppe Antonello Leone. Venerdì 16 novembre la partenza per Montemurro è avvenuta molto presto. Alle 9 eravamo già nella casa appartenuta alla pittrice Maria Padula, preparata per noi da Vita Lauria, per organizzare la scenografia, con Lorenzo Chiavone che ci ha accompagnati durante tutto l'arco della giornata di lavoro. Sergio Santalucia, amico della pittrice, era pronto per interpretare il ruolo di Giuseppe Antonello Leone, marito di Maria Padula. L'attrice Annalita Del Piano è andata a prepararsi dalla parrucchiera Maria Donata Lobosco e dalla truccatrice Maria Grazia Iritano per poter interpretare Maria Padula. Rocco De Carolis e Antonietta Martoccia ci hanno portato la Lancia Delta del 1989 di Giovanni Antonio De Carolis, che è servita come auto dei coniugi Leone Padula. Il sindaco, Senato Di Leo, e la vice sindaco, Nata Lobosco, ci hanno accolto a nome di tutta la comunità di Montemurro. Appena anche il maestro fotografo Vito D'Andrea aveva montato tutta l'attrezzatura per il video, avendo particolare cura anche della fotografia delle riprese, siamo partiti con il primo ciak. Nel frattempo ci è raggiunti una troupe della Rai che ha ripreso le nostre prime scene e ci ha intervistati per il servizio andato in onda il 17 novembre alle ore 14 per il TGR Basilicata. Poi ci siamo spostati nella zona più alta del paese dove la pittrice ha dipinto il quadro. Lì abbiamo girato le scene più paesaggistiche e descrittive del cortometraggio. Dopo una piccola pausa pranzo abbiamo ricominciato le riprese con il regista Pietro Giuseppe D'Aranno nel ruolo di attore che ha interpretato il maestro Angelo Gilardino. La stanza della pittrice presso la biblioteca comunale di Montemurro è gentilmente aperta da Donatella Uva con 12 tele dipinte da Maria Padula, è stata arricchita oltre che dal quadro Albero Solitario dal ritratto dipinto dalla pittrice raffigurante l'artista suo amico Leonardo Sinisgalli. Il quadro ci è stato concesso grazie alla Fondazione Leonardo Sinisgalli e trasportato dalla sede della Fondazione alla biblioteca grazie all'aiuto e alla presenza di Ingrid Stefani. Così, intorno alle 17, stanchi ma felici del lavoro, abbiamo terminato il primo giorno di riprese. Il 21 novembre abbiamo effettuato le altre riprese presso lo studio fotografico del nostro videomaker, il maestro fotografo Vito D'Andrea. Grazie ai quadri che la pittrice Maria Sant'Arsiero ci ha prestato, abbiamo potuto creare lo studio del maestro Angelo Gilardino, cercando di rappresentare la sua arte chitarristica e compositiva, ma anche il suo amore per la pittura e l'arte. Così Pietro Giuseppe D'Aranno, nel ruolo del maestro Gilardino, ha girato la scena chiave del cortometraggio, dove ci ha consegnato la partitura del brano Albero Solitario. Il 28 novembre, presso il Teatro Anzani di Satriano di Lucania,
concessoci grazie al sindaco Vincenzo Pascale e a tutta l'amministrazione comunale, abbiamo girato le scene in cui la chitarra classica di Luca Fabrizio e la chitarra battente di Marcello De Carolis dialogano sulle note di Albero Solitario, scritte per noi dal maestro Angelo Girardino. Il regista Pietro Giuseppe D'Aranno e il maestro fotografo Vito D'Andrea, gran conoscitori della luce, hanno saputo creare e rendere ancora più magico lo splendido Teatro Lucano. Ringraziamo ancora tutti coloro che ci hanno sostenuti e aiutati, in particolare la BCC Basilicata che ci ha concesso i fondi per poter realizzare il videoclip. Ciao a tutti e alla prossima! Alla prossima, seguiteci sulla nostra pagina Facebook Cordaminazioni, sul nostro canale YouTube, come è il canale YouTube? Cordaminazioni. E sul nostro sito www.cordaminazioni.com. La fantasia. Alla prossima!